broccolo romanesco, questo qui pesa 700 grammi, l'ho già lavato, e vado a togliere le scimette in questo modo. Il torsolo, questa parte dura qui, mi raccomando, non buttatela. Potete lessarla e fare una cremina per la pasta aggiungendo un po' di pecorino e acqua di cottura, oppure una buonissima vellutata. Bisogna staccare tutte le scimette, una per una. Mettiamo da parte i broccoli. Farina di grano tenero, uso la tipo 1, potete usare quella che preferite. Un pizzico di sale. Qui ho il siero della ricotta, che ho comprato una ricotta artigianale buonissima, e ho messo da parte il siero perché qui non si butta niente. In mancanza del siero potete usare benissimo della semplice acqua. E iniziamo a mescolare. Mi piace aggiungere sempre poco per volta i lipidi, perché alcune farine assorbono di più, altre un po' di meno. Vado ad aggiungere questi altri 125 poco per volta. Volendo potete usare anche la farina di ceci. Ecco qua, in tutto ho messo 300 ml di liquido. Ora tolgo la frusta e inizio a mescolare con un cucchiaio di legno. Aggiungiamo 2 cucchiai d'olio d'oliva. Uno. E due. E diamo una bella mescolata. Questa è la consistenza che deve avere. Prendiamo una teglia, la foderiamo con una carta forno, un po' d'olio sul fondo, distribuiamo l'olio, okay. Un pochino di farina per polenta o farina di mais. E adesso prendiamo i nostri broccoli, li tuffiamo in questa golosissima pastella, così. E passiamoli nella farina di mais, in questo modo. Poggiamoli in teglia e così via fino all'esaurimento di tutti gli ingredienti. Ora non ci resta che condire con un filo d'olio. Via in forno bello caldo ventilato. Ed ecco a voi il risultato. Guardate che meraviglia. Nel mio forno l'ho cotto per 30 minuti a 200 gradi in forno ventilato, però controllate sempre la cottura perché dipende molto dai forni. Per sapere se sono pronti, prima di sfornare infilzate con una forchetta, e se entra facilmente vuol dire che il broccolo è cotto. Ah, è bollente! Fine cottura, accendete il grill giusto un attimo per farli dorare bene bene, vedete? Rimangono perfettamente cotti all'interno, l'importante è non fare i bocconi troppo grandi, e croccanti fuori, veramente una delizia. Potete servirli con della maionese oppure, come ho fatto io, semplice yogurt greco con un pizzico di sale, erba cipollina e olio d'oliva. Una bontà, ragazzi.
Assaggiamo.